Allora Marco, Libera, 2 giorni lanciati da Libera, anzi organizzati con le realtà territoriali, tante piazze in tutta la città contro le mafie, spiazziamoli, perché spiazziamoli? Spiazziamoli perché la piazza ovviamente è il luogo principale di incontro delle persone ed è un luogo che spesso invece è indicato, anzi, qui a Roma ormai come luogo di controllo del territorio da parte delle mafie, no? Le piazze di spaccio o i quartieri controllati dalle mafie. Allora spiazziamoli proprio l'idea delle associazioni, dei comitati di quartiere, delle organizzazioni di persone che in città riprendono alcuni spazi per parlare di un tema importantissimo come quello della presenza delle mafie a Roma. Sofia, deliberiamo Roma. Questa 2 giorni con Libera, qui all'ex Lavanderia e in tutte le piazze di Roma. Perché deliberiamo Roma? Ha scelto di partecipare a questi 2 giorni di spiazziamoli. Qual è la connessione fra il percorso delle delibere e questo di Libera? Abbiamo deciso di partecipare principalmente perché ci sentiamo uniti a Libera nell'idea di una lotta, diciamo, collettiva all'esclusione sociale attraverso i 4 temi delle delibere che sono legati al diritto a usufruire dell'acqua pubblicamente, alla scuola, al patrimonio, all'utilizzo del patrimonio a scopo, diciamo, sociale e culturale, che è molto simile anche a quello che è la legge sui beni confiscati. E ci sembra, diciamo, un buon modo di connettere insieme tutto quanto il tessuto sociale su delle vertenze che non riguardano solamente noi, ma riguardano tutta quanta la città di Roma e che ci aiutano a combattere un'idea di città che invece punta sulla speculazione, non solo sui territori attraverso l'edificazione, ma anche sui migranti, sui senza fissa dimora e quindi in qualche modo, diciamo, crea emarginazione ed esclusione sociale. Mentre invece quello che vogliamo, diciamo, costruire è un tessuto sociale differente, un'idea, un modo di pensare la città completamente diverso e unito. Massimiliano, Associazione Ex Lavanderia, avete ospitato questa 2 giorni lanciata da Libera. Qual è stata la scelta di questa partecipazione e che cosa vi proponete di fare? Innanzitutto noi abbiamo storicamente un bel rapporto con Libera, con cui abbiamo già fatto anche altre iniziative nella nostra storia, quindi è stato naturale che nel momento in cui Libera ha chiamato l'associazionismo, i territori a mobilitarsi insieme, noi siamo stati pronti a raccogliere questo invito. Abbiamo costruito questa 2 giorni non solo per parlare di mafia, per parlare di mafia capitale e per parlare complessivamente di qual è il modello di questa città, di gestione di questa città che favorisce anche le infiltrazioni mafiose, ma anche altri elementi come sistemi di corruzione, di clientele, fondamentalmente un sistema di violazione quotidiano di ogni regola e di ogni garanzia. In particolare dopo quello che è emerso con Mafia Capitale, cioè con un sistema di potere anche amministrativo locale fortemente compromesso dagli interessi di gruppi diciamo, di persone che la Procura ci ha spiegato operare in città con metodi mafiosi, quindi non solo poi le mafie tradizionali, Cosa Nostra, Camorra, 'Ndrangheta, ma anche i gruppi criminali sul territorio di Roma, nati a Roma, cresciuti a Roma, che operano con finalità mafiose e sostanzialmente sottraggono risorse a tutti. Insieme a Libera, nei prossimi mesi abbiamo tutta l'intenzione di capire che fine stanno facendo e che uso si fa dei beni confiscati sul nostro territorio. Perché anche questo è un piccolo buco nero nella gestione di questa città. Beni confiscati che per legge dovrebbero essere affidati a utilizzi sociali e quindi ad associazioni, a cooperative, a centri d'assistenza e che ci sembra stiamo scoprendo che non esattamente nel modo in cui la legge e i parametri, i criteri della legge nazionale sui beni confiscati si stiano gestendo. E quindi abbiamo deciso di fare un lavoro di inchiesta, un lavoro di denuncia e anche un lavoro di riappropriazione pubblica del patrimonio
che fa parte dei beni confiscati. Questo Stato Giorni è un punto di partenza per cercare di portare avanti, diciamo, i percorsi in maniera, diciamo, unita, comune, e, diciamo, analizzando le nostre differenze, ma anche guardando e mettendo a valore quello che ciascuno di noi può mettere all'interno di questo percorso.